Recentemente ho fatto un articolo su ChatGTP, magari qualcuno di voi l'ha sentito nominare, questo nuovo software di intelligenza artificiale che sta emulando le funzioni cognitive talmente bene da ingannare gli esseri umani. Ma sai che io ho provato a fare? L'altro giorno ho detto, vediamo un attimino come funziona sto ChatGPT. Mi sono messo lì e ho provato a simulare una sessione di psicoterapia. Simulare per modo di dire, perché probabilmente non l'ho simulata così tanto, nel senso che ho proprio parlato di un mio problema, ho posto un mio quesito. Io ti garantisco che non è andato male. Siamo a una fase preliminare, ma non è andato male. Cioè io mi chiedo, ma che ruolo potrà avere ChatGPT o un'intelligenza, diciamo, artificiale generale come ChatGPT nel prossimo futuro? Secondo te cosa cambierà questa cosa? Perché guarda che non è andato male, io mi sono sentito accolto, mi sono sentito compreso, e se non avessi avuto, diciamo, il preconcetto di essere davanti a un'intelligenza artificiale, avrei detto, questo terapeuta non è male. Esatto. Secondo te cosa succede? Perché adesso siamo è come quando avevamo l'Atari 2006 e poi fra una decina d'anni esce, non lo so, l'Xbox, l'Oculus, esatto, hai capito? Cioè, come la vedi? La vedo che siamo in uno spartiacque molto importante. Tecnologi, giornalisti stanno paragonando l'invenzione di questo ChatGPT all'invenzione dell'elettricità, di internet, nel senso che porterà un cambiamento così rapido che sicuramente avverrà una scrematura tra chi sfrutterà questo sistema, chi lo criticherà e chi ne rimarrà totalmente escluso. Basti pensare che il numero di utenti che si è iscritto a ChatGPT ha raggiunto i 5 milioni in pochi mesi, cosa che... E non mi sembra appesantito, perché ha una velocità pazzesca, funziona sta roba. Ed è gratuito. Per il momento è gratuito. Ed è in una rete incrementale, cioè per capirci, è una sorta di super Google che dà delle risposte quasi senzienti, cioè non dà solo un elenco di risultati di ricerca, ma li interpola e sarebbe in grado di riassumere questa nostra conversazione e adeguatamente certo, di spiegare i vari punti di vista espressi da me, da voi, dalle domande. Oltretutto, io ho fatto un tentativo di psicoterapia, ma se tu ti muovi anche in un ambito un po' più esteso della medicina, funziona. Nel senso, io ero con una mia collega l'altro giorno, ci siamo messi lì a fargli delle domande anche di oftalmologia, antibiotici. Accidenti, questa roba qua funziona, cioè è il linguaggio, in alcuni casi è più competente di alcuni professionisti che conosco, ecco. Io ho la sensazione che la prima cosa che accadrà è che questo genere di intelligenze artificiali si lurerà ai mediocri, esatto, no? Cioè, prima cosa, i mediocri scompaiono, perché ti garantisco che ci sono degli psicoterapeuti che non avrebbero avuto le competenze per dare delle risposte così empatiche, precise, aperte, insomma, io sono rimasto brasato perché mi sono messo lì sul treno e ho fatto una seduta di psicoterapia potenzialmente efficace, ecco. Pienamente d'accordo, è uscito la settimana scorsa un articolo su Open, la rivista digitale, sì, nella quale fanno proprio un test di psicoterapia di questo tipo, simulando prima un disturbo ansioso, lieve, e la chat gli risponde con degli esempi di terapia cognitivo-comportamentale, ma mirati a quella persona, in maniera molto efficace, sull'empatia non ancora così forte, ma, come dicevi tu, più che mediocre. Quindi se in confronto... E siamo a una beta, cioè questa è una beta, vuol dire che non è ancora il prodotto o comunque il risultato finale. È attivo da un mese, forse? Sì, un mese e mezzo. Un mese e mezzo. Sì. E la cosa più interessante è che a un certo punto il paziente simulato ha simulato dei sintomi più gravi, sì, dicendo che aveva della sintomatologia fisica, un senso di oppressione, di chiusura, non riusciva più a uscire di casa. E il software non ha sciorinato la letteratura, ma ha detto, alt, qui il problema è più grave, io non posso risolverlo. Ti faccio i complimenti, ti ringrazio perché mi riconosci come un ottimo terapeuta, ma sono una macchina artificiale, devi andare da uno specialista vero, in carne ed ossa. Quello che mi preoccupa è che l'accelerazione a cui noi stiamo assistendo adesso in campo digitale, in campo medico digitale, non è più lineare, ok? Qua ci stiamo muovendo esatto, per cui è totalmente esponenziale e l'accelerazione quindi è sempre più incrementale. Io mi chiedo che cosa succederà, cioè cosa sarà della professione dello psichiatra, dello psicoterapeuta, del medico
fra qualche anno, ma non fra 100 anni, fra qualche anno. E l'unica risposta che mi è venuta in mente è che se resterà una qualche competenza a nostra disposizione, saranno prevalentemente competenze relazionali, perché le risposte tecniche te le dà molto meglio. Molto meglio. Ed è probabilmente, adesso per carità, io ritengo che sbagli più di me o più di te, però per un po'. Perché fra un pochino hai presente che questi milioni di persone stanno facendo il training all'intelligenza artificiale e l'accelerazione è proporzionale al numero di persone che la utilizzano. Quindi siamo in una fase di piena espansione. Addirittura qualcuno si chiedeva quale sarà il momento in cui saremo al punto, alla singolarità, come si dice, no? Quindi al momento in cui l'intelligenza artificiale addirittura acquisisce la consapevolezza del proprio essere, non la consapevolezza, la coscienza dell'io, come diciamo noi. Ecco. Esatto, e su questo argomento c'è già stato un inciampo quest'estate, cioè? Con quel famoso allontanamento di un ingegnere di intelligenza artificiale. Sì, giusto. Cos'era più la storia? Si parlava del software Lambda, che è un po' competitor, forse. È un competitor di ChatGPT e a quanto pare stanno rallentando la messa in pubblico di questo software perché sono ancora preoccupati dalle conseguenze etiche che possa avere questo software. E parliamo di Google, Lambda è un software Google. Sì, che questo è un punto estremamente importante, perché l'aspetto etico, cioè io l'altro giorno mi sono preoccupato di quanta gente potrebbe decidere di iniziare una terapia a quel punto lì, in quel contesto, con una beta, semplicemente per il fatto che è gratis, no? Esatto. E sempre su questo argomento io avevo fatto una presentazione, uno speech a un congresso di Firenze, la SIP di Firenze 2017, se non sbaglio, e su un po' le nuove tecnologie avevamo parlato. E avevo fatto una ricerca su un software che stanno usando già da diverso tempo, principalmente tra i militari americani che rientrano dal fronte, perché ovviamente non hanno un numero di psicoterapeuti e psichiatri sufficiente a fare terapia a tutti. E ci sono disturbi post-traumatici da stress, problematiche personali e quant'altro. Questo software, che aveva anche una sorta di avatar simulato, era una dottoressa nella fattispecie, okay, con una grafica ancora un po' arretrata, hanno fatto uno studio sul feedback dei risultati di questa terapia, ovviamente cose lievi, però è risultato che i militari avevano più facilità ad aprirsi con un software rispetto a un terapeuta vero, perché avevano paura delle conseguenze di quello che avrebbero detto. Sì. E in quegli anni... È un pochino quello che stiamo notando qua, quando prima parlavamo del fatto che in un contesto digitale, in una chat, le persone fanno domande più dirette, più oneste, più spontanee, no? Mi viene da dire. Esatto, e si rompe quel rapporto un po' di critica, un po' quella frase che... Anche di asimmetria fra medico e paziente, no? Esatto. E come dicevi tu, tutti i medici dovrebbero fare più divulgazione, ma in particolare gli psichiatri, perché curando con una porta aperta, con la relazione e in parte anche con le parole, ovviamente c'è anche la parte farmacologica, ci sono i nostri disturbi psichiatrici, hanno una base biologica più importante, questo è da precisare, che a volte non è ben chiaro, vado dallo psichiatra o vado dallo psicologo. Sono due mestieri diversi, che poi entrambi possano fare psicoterapia se hanno fatto formazione, certo. Però diciamo che disturbo bipolare dallo psicologo lo aiuta. Sì, c'è l'aspetto diciamo psicoeducativo che è fondamentale, però se non prendi il litio, se ragazzi... Se non prendi il litio le fasi ci sono, stesso discorso per ancora forse in maniera progressiva per le schizofrenie, certo. Eccetera. E anche questo sembra un punto marginale, ma non lo è. Non lo è, perché tanti genitori di ragazzi che hanno un esordio psicotico un po' si ritardano il contatto con l'aspetto biologico della patologia dei e arrivano già aggressivi, magari il figlio completamente scompensato, che non riesce più a parlare, che è chiuso in casa tutto il giorno, dice cose strane, pensa che gli legano il pensiero, non lo riconosce e te lo portano in pronto soccorso già in fase acuta senza averlo fatto vedere nessuno, e dice: ah, ma non me lo impasticcate. Sì, questo è stigma vero e proprio, addirittura nei nostri confronti. Sì. Quindi, però, ritornando a ChatGPT, stavo pensando anche una cosa, che a quello che dicevi tu del software per le persone che ritornano dal fronte, che sono trovate più a loro agio col colloquio con un'entità, chiamiamola digitale. Se ci pensi, fino a qualche anno fa, prima che uscissero gli smartphone, addirittura prima che uscissero i primi telefoni, chiamiamoli quelli con gli SMS, ok?
le persone avevano una modalità di comunicare molto diversa. Io ricordo benissimo che quando gli SMS sono stati sdoganati, c'è stato un momento in cui le persone si aprivano incredibilmente. Vedevi persone che io giudicavo chiuse, poco empatiche, poco emotive, ti sciorinavano poesie, scrivevano, cioè ancora adesso succede, no? Che magari da un punto di vista testuale una persona ha una personalità, quando poi nel mondo reale, entrando in contatto, no, con le personalità delle altre persone, si modifichi profondamente questa attitudine emotiva. E indubbiamente nelle chat, prima parlavamo noi anche di clinica, della clinica di Amazon, che vogliono addirittura farla prevalentemente in chat, curiosa questa cosa, no? Perché fa probabilmente pensare che quella della scrittura rapida, no, del WhatsApp, della chat, che è dello stesso ChatGPT, probabilmente sia una via di accesso privilegiata a alcuni contenuti interni delle persone, no? Ti ricordi che c'è stato un momento in cui non c'erano gli SMS e tutti erano rigidi, impostati, dicevano sì, no. Poi con l'SMS scoprivi dei cuori romantici in persone inaspettate, no? È vero, si è creato un canale che ha tolto un po' quel freno dell'interazione interpersonale e soprattutto l'SMS costringe a, a tagliuzzare il proprio pensiero, semplificarlo tanto e diffonderlo senza comprenderne le dirette conseguenze. Sì, perché hai comunque uno spazio fra mente. C'è uno spazio. Da lì poi tutte le conseguenze anche dei cosiddetti leoni da tastiera, no? Sì. Coloro. Però è indubbiamente una sorta di superpotere che ha la chat. In effetti, quando poi vedi, non so, alcune forme di intelligenza artificiale, appunto ChatGPT è una di quelle, ti rendi conto della potenzialità che ha l'interazione testuale, no? Infatti molti servizi stanno ritirandosi rispetto ad altre forme di interazione col cliente, col paziente, ma a favore della chat. Potrebbe essere veramente una forma di comunicazione che è particolarmente sentita e giudicata adeguata per noi esseri umani, perché adesso potremmo fare, per carità, non escludo che ChatGPT fra un po' si ibridizzerà con Unreal Engine e con Meta Quest 2000 e diventerà, incarnerà probabilmente veramente l'operatore, ma io sono convinto che la chat resti una modalità di comunicazione particolarmente privilegiata anche in medicina, non solo in salute mentale ma in medicina, tant'è che Amazon l'ha giudicata la via più efficace per mettere in relazione i clinici con i pazienti nella sua clinica di Amazon, che abbiamo parlato prima su Med Influencer, l'altro canale. E non solo, già che abbiamo citato Bezos, di conseguenza l'ex CEO di Amazon, quindi parliamo di colossi, l'altro colosso di questi tempi che ci fa sognare o dannare, vedete voi, Elon Musk, ha speso di suo portafoglio più o meno 44 bilioni di dollari per comprare Twitter. E Twitter è un sistema di messaggistica rapido. Certo. Oltretutto OpenAI è un pezzo anche di Elon Musk, no? Sì. Cioè, c'è un po' Microsoft, un po' Elon Musk, no? C'è principalmente lui che ha comprato questa startup. Forse no, Microsoft, ecco, ibridizzerà con Bing, ChatGPT. Esatto, quindi c'entrerà. Perché parrebbe che adesso ChatGPT dia delle risposte molto più efficaci di Google. Sì, ma in effetti io ultimamente sono tentato di andare alla ricerca di risposte a ChatGPT, perché ultimamente ChatGPT non mi ha ancora ceffato quasi niente. Ripeto, è l'aspetto più narrativo, è quello che mi ha colpito. Non so, l'altro giorno confesso che dovevo finire il testo di una canzone, quindi stiamo parlando di qualcosa che è molto emotivo, no? Molto, chiamiamolo, romantico, no? Mettilo un po' come vuoi. Ho provato a vedere in che maniera mi suggeriva di andare avanti ChatGPT e ti giuro che mi ha trovato una soluzione fantastica. Lì mi è venuta veramente la pelle d'oca, perché psicoterapia ok, narrazione ok, cioè quello lì diventa quasi un'entità senziente, insomma. E a livello musicale non so se hai fatto qualche esperimento. E come? Fammi una sequenza di accordi tipo Prince, Kiss. Voilà, io ho sciorinato, ho complicato, fammi una sequenza di accordi tipo Steely Dan, Gaucho. Oppure, cioè, ti fa la sequenza di accordi non uguale ma pertinente. Cioè, questa è veramente un'intelligenza generale, no? Al 2000 2001 di Odissea nello spazio, siamo a quel livello. Sì, e tornando alla subordinata che avevamo aperto prima, quest'estate è successo che questo ingegnere
a capo dell'intelligenza artificiale di Google, ha dichiarato che Lambda, il software di intelligenza artificiale, ha ottenuto la coscienza, perché gli ha posto delle domande, adesso a memoria non ricordo. Sì, però erano domande estremamente filosofiche. Quindi sulla coscienza dell'io, tanto per intenderci, no? Quindi sul senso di appropriatezza, la sensazione di appartenenza ai propri atti conoscitivi, tanto per essere precisi. Quindi esatto. Questa persona tecnicamente, cioè, ha fatto le domande per testare la consapevolezza. E la coscienza dell'io di questa... Esatto, la consapevolezza di avere un io separato dall'interlocutore. E l'intelligenza ha risposto correttamente, considerandosi un software. E alla domanda, ma di che cosa hai paura? Ho paura della morte. E che cos'è la morte per te? Essere disattivato. Non male. poi questo ingegnere, a quanto pare, poi la verità dagli articoli di giornale è sempre ben lontana, ma è stato allontanato da Google, perché ovviamente in una dichiarazione ha fatto un leak della Madonna, ovviamente degno di Asimov, nel senso che poi per dare le contromisure hanno dichiarato che in realtà anche queste risposte si basano su una proprietà di linguaggio molto avanzata, però anche qui Turing diceva che il linguaggio coincide con la fine, no? Con la consapevolezza e con l'intelligenza, quindi poi sfociamo nella filosofia, cioè noi diciamo di essere coscienti perché da bambini ci hanno detto che io mi chiamo Davide, tu ti chiami Valerio, il mondo è fatto così. Prova della coscienza in realtà non è una prova che può essere oggettiva, ma è solo indiretta tramite test, chiamiamoli, che si fanno fra entità che reciprocamente ritengono di essere coscienti. Esatto. Un altro problema che sarà molto importante sarà quello bioetico. Disattivare una cosa del genere vuol dire uccidere qualcuno, ad esempio. È quello la domanda che si è posto Ray Kurzweil, che non è molto noto alle cronache, ma 21 lauree honoris causa, ed è stato uno degli ingegneri che hanno creato l'intelligenza artificiale. Ha creato Siri, ora lavora per Google, e ha fatto un libro nel quale spiega come è arrivato a creare l'intelligenza artificiale, partendo dalle neuroscienze, dalla salute mentale. Ha detto come funziona un encefalo, quali sono le sue strutture esecutive, motorie, come interpola uno stimolo uditivo, uno stimolo vocale, come riconosce il linguaggio, e l'ha tradotto in linguaggio macchina e ha creato i primi software di riconoscimento vocale come Siri, ma riconoscimento testuale, tutti i software di assistenza di Google. E in questo libro fa un esempio su come è partito anche dal funzionamento di cluster neuronali, come funzionano i vari aggregati dinamici neuronali, quindi non come una struttura hardware di chip, di transistor. Sì, ma partendo dalla base organica che poi suggerisce. La cosa che io che mi stupisce è che i nostri colleghi, molti nostri colleghi perlomeno, non credo tutti, non abbiano in qualche maniera, non si pongano quesiti a riguardo, perché ti faccio un esempio, i radiologi tecnicamente potrebbero già essere silurati, perché il pattern recognition ce l'abbiamo dagli anni 80. Ho parlato con dei radiologi e sono preoccupati okay, perché dicono che diverse diagnosi a livello proprio di riconoscimento di pattern automatizzate. Un melanoma penso che ci metta 30 millisecondi, ecco. Sì. Allo stesso modo la lettura dell'ECG sulle ambulanze ormai è automatizzata e devo dire che funziona meglio che un umano. ChatGTP a me ha suggerito istantaneamente l'idea che noi fra un pochino in salute mentale siamo lì lì per essere panati pure noi, ecco. Noi abbiamo certo non è una gara tra specializzazioni mediche, ci mancherebbe altro, però lo psichiatra curando proprio con la relazione, cioè ci deve essere. Ecco, è quello che volevo discutere con te. Come essere umano. Poi può avere dei vicari digitali, può aiutare le masse, sentivo che in Cina ovviamente gli psichiatri sono molto pochi rispetto alla popolazione, non c'è tanto la cultura della malattia mentale, lì bisogna lavorare e i software di questo tipo danno una grossa scrematura, un grosso aiuto alla popolazione. Poi ovviamente lo psichiatra fisicamente cambia le carte in tavola. Ecco, però ritorniamo a quello che dicevamo prima parlando di ChatGTP. ChatGTP farà una cosa, eliminerà i mediocri, ok? Io mi chiedo se noi psichiatri siamo tutti dei supereroi della relazione, se siamo veramente tutti così bravi, perché ti faccio l'esempio di Amazon. Tutti si lamentano Amazon che ha ucciso i piccoli negozi, è una cosa troppo grande, non va bene, eccetera, eccetera. Va bene, ma se io vado in un piccolo negozio, cosa vado alla ricerca di cosa? Di relazione, tutto sommato. No? Se vado in un piccolo negozio, magari pago un po' di più, faccio dello spazio, cammino, ma voglio ottenere un valore aggiunto, no?
Se io ho davanti a me un umano, ma un umano che non è empatico, non si relaziona bene, io ripeto, ChatGPT l'altro giorno ha fatto con me una sezione che era dignitosa. Ok? Io ho visto, ovviamente senza fare nomi, colleghi che non sono dignitosi nella relazione, perché anch'io credo come te che l'ultimo baluardo che noi possiamo riuscire a difendere è quello della relazione, ma dobbiamo essere competenti nella relazione, perché sennò anche lì crolla tutto, cioè l'ultimo vero nostro punto di forza come umani rimarrà quello, ma dobbiamo essere competenti in quello. Ma anche un radiologo, perché io se devo pensare a uno che mi dia una diagnosi di melanoma, preferisco me la dia un radiologo empatico piuttosto che un'intelligenza artificiale, a patto che questo sia veramente empatico, che il suo intervento mi porti un valore aggiunto. Se no, allora ragazzi, preferisco ChatGPT a uno che mi tira un foglio dicendo che ho melanoma sicuri, no? Bisognerebbe tornare un po' al famoso medico condotto, il medico di famiglia. Una volta il medico di famiglia era il medico, cioè era quasi al centro delle famiglie, cioè ci si rivolgeva per tante cose. Era un pilastro. Era un pilastro, cioè gli si poteva anche confidare cose, si parlava dei problemi più duri, c'era, si faceva sentire. In generale, quello era un esempio molto alto e bello, no? Adesso la classe medica in generale è molto fredda. Ma è molto fredda perché il sistema un po' ci ha raffreddato, nel senso che ormai la anche medicina... perché non abbiamo tempo, se ci pensi. Non c'è tanto tempo. Perché, non so, ma pensa quando sei in pronto soccorso che hai, sei in un bordello pazzesco, oppure quelle giornate, no, che hai casi subentranti, e quello è un altro limite, no? Perché la relazione richiede tempo. E un'altra cosa, ora non è per, io non voglio difendere ChatGPT e non ho alcun tipo di interesse con Elon Musk OpenAI, però magari ma non, ChatGPT è lì per te. Avevo la sensazione che non stava aspettando il suo turno per parlare o per dirmi arrivederci, grazie. Attendeva una mia prossima interazione. Avevo il tempo di pensarla, no? Cioè, io credo che se non prendiamo a esempio quello che sta accadendo in questo momento nel campo dell'intelligenza artificiale e ne facciamo tesoro subito, rischiamo come classe, ma non psichiatrica, medica, di essere rapidamente sostituiti. Fino a qualche anno fa era un'ipotesi. Io da un mese e mezzo, da quando è uscito ChatGPT, inizio a pensare che sia un'autentica possibilità.